combattuta il 28 ottobre del 312 d.C., la battaglia di Ponte Milvio segnò la vittoria di Costantino a capo delle legioni del Reno e della Britannia su Marco Aurelio Valerio Massenzio, da molti ancora oggi considerato un usurpatore, pur avendo governato l'Italia, l'Africa e probabilmente anche la penisola iberica col riconoscimento del Senato di Roma. Lo scontro, la cui importanza storico-culturale fu avvertita anche dai cronisti dell'epoca, avrebbe segnato l'inizio della conversione di Costantino alla religione cristiana, come testimoniato da un medaglione in argento fatto coniare in memoria della vittoria. Questo riporta infatti il cristogramma raffigurato nell'elmo indossato dall'imperatore. Per una disamina più precisa di questo evento storico ci siamo rivolti al professor Alberto Gommellini della Sapienza Università di Roma. La battaglia di Ponte Milvio, 28 ottobre 312 d.C. tra Costantino e Massenzio, è stata la battaglia conclusiva di una campagna di conquista dell'Italia che è stata condotta da Costantino, partito dalla Gallia per questo, e che ha sconfitto le truppe di Massenzio dapprima in una serie di battaglie nel nord Italia e poi a Ponte Milvio ha portato a compimento l'opera conquistando la città di Roma e, diciamo, distruggendola alla forza militare di Massenzio e uccidendo anche lo stesso Massenzio. L'importanza storica della battaglia di Ponte Milvio è enorme, considerata una delle battaglie più importanti della storia e della storia del mondo occidentale in particolare. In tutti i libri di storia è citata come l'evento che ha portato alla cristianizzazione dell'Europa e poi dall'Europa anche tutto il Nord America, il Sud America, l'Africa. Considerate che nel 312, anno della battaglia, nella città di Roma i cristiani rappresentavano una esigua percentuale della popolazione. Dopo appena 80 anni il cristianesimo è diventato la religione ufficiale dell'impero e Costantino è stato colui che ha lanciato questa escalation improvvisa e anche ha consentito alla chiesa romana, chiesa cristiana romana, di potersi organizzare e di assumere il primato sulle altre chiese. Si narra che durante la marcia di avvicinamento a Roma, Costantino avrebbe visto una croce in cielo, con la scritta in greco che recitava «Con questo segno vincerai». A conferma della visione divina, nella notte prima della battaglia, a Costantino sarebbe stato detto in sogno di apporre il simbolo cristiano sugli scudi dei propri soldati, a garanzia della vittoria finale. Si tramanda ancora, anche nei nostri insegnamenti delle scuole inferiori, insomma, che Questa leggenda in hoc signo vinces, cioè che Costantino o in sogno di notte oppure addirittura in pieno giorno insieme a tutto il suo esercito avrebbe avuto l'apparizione della croce e l'invito a combattere la battaglia di Ponte Milvio sotto il segno della croce. Se fosse stato vero avremmo avuto prove ben più precise della immediata conversione di Costantino e anche dei suoi soldati, perché quello che si tramanda è che Costantino avrebbe a quel punto ordinato a tutti i suoi soldati di dipingere le iniziali di Cristo, Chi-Ro in greco, sugli scudi. Quindi questo evento avrebbe evidentemente lasciato un segno sia in Costantino che nei suoi soldati ben maggiore, mentre invece, per esempio, basta considerare che sull'arco di Costantino, che si trova nei pressi del Colosseo e che fu eretto e dedicato a Costantino dal Senato e dal popolo romano 3 anni dopo la battaglia, non si rinviene neanche un simbolo cristiano. Come pure nella prima fonte letteraria della battaglia, che sono i panegirici latini declamati alla presenza di Costantino nell'anno 313, non c'è nessun riferimento a questo evento. Quello che potremmo fare oggi è condurre delle ricerche archeologiche, in particolare si potrebbero andare a cercare le tracce del castrum, cioè dell'accampamento di Costantino. Gli esperti sanno che oggi con le moderne tecnologie si riescono a rilevare le tracce di accampamenti romani e sono stati trovati tantissimi accampamenti romani, per esempio soltanto in Spagna una 60 di accampamenti, perché laddove l'uomo scava il fossato o anche soltanto una palizzata, anche meramente provvisoria, rimane una traccia che gli strumenti tecnologici di oggi riescono a rilevare. Quindi questa sarebbe un'indagine che si potrebbe fare e che potrebbe quantomeno confermare l'ipotesi che Costantino si sia accampato nel luogo dove oggi riteniamo si sia accampato, cioè a Malborghetto, lungo la via Flaminia, un po' più a nord del cimitero di Prima Porta.
Una battaglia epocale combattuta da migliaia di uomini che deve necessariamente aver lasciato molte testimonianze archeologiche sul campo. Costantino arrivò in Italia e arrivò a Roma, a Ponte Milvio, con la sua armata migliore, che non era composta da centinaia di migliaia di soldati, però quantomeno 20-25 mila fanti e circa 10 mila cavalieri lui li aveva in dotazione, e altrettanto si ritiene avesse Massenzio. Quindi uno scontro militare di discrete dimensioni, che non può non aver lasciato tracce. Non sono mai state condotte recentemente ricerche archeologiche, però casualmente nel 2005, quando è stato effettuato uno scavo di 14 metri di profondità a 300 metri dal Ponte Milvio proprio, per la realizzazione di un centro commerciale e di un parcheggio sotterraneo, alla quota di circa 7 metri sono stati trovati 6 reperti metallici di tipo bellico, che gli archeologi hanno ragionevolmente riferito alla battaglia. Si tratta di due punte di lancia, la punta di una freccia, i frammenti di un elmo, la borchia decorativa di un cavallo e i frammenti di uno strumento musicale usato per richiamare le truppe. Certamente altre ricerche potrebbero essere condotte, sempre con l'uso della tecnologia. Il subfondale del Tevere potrebbe essere ricco di reperti, perché quello che noi sappiamo con certezza è che migliaia di soldati di Massenzio furono spinti in acqua dai soldati di Costantino quando i massenziani si diedero alla rotta, alla fuga disperata per cercare di rientrare a Roma, e questo evento è rappresentato sull'arco di Costantino in un fregio apposito descrittivo della battaglia, in cui si vedono i soldati di Costantino che infieriscono sui soldati di Massenzio che annaspano nell'acqua, sui soldati e sui cavalieri, e lo stesso Massenzio si dice che si è affogato insieme con il suo cavallo. E c'è una fonte in particolare che riferisce che la quantità di corpi che finirono in acqua fu tale che la corrente del fiume fu rallentata, anche perché secondo alcuni Massenzio avrebbe fatto realizzare un ponte di barche sul quale sarebbero riversati in massa i suoi soldati in fuga, e che poi sarebbe collassato, sarebbe crollato, facendo cadere in acqua migliaia di soldati in un colpo solo. Curioso che un evento di capillare importanza per la storia romana ed europea non sia ricordato neppure con una targa nella zona di Ponte Milvio, dove avvenne lo scontro più drammatico tra i due eserciti. Direi che una cosa un po' paradossale è che tanta è l'importanza storica della battaglia quanto è invece un po' il disinteresse che c'è stato per la stessa. Cioè, nel piazzale di Ponte Milvio non c'è ancora neanche una piccola targa che ricordi a tutti i giovani che oggi pacificamente partecipano alla movida notturna, ecco, di potersi rendere conto di questa l'importanza archeologica di questo luogo. Pochi anni fa, casualmente, quando lungo la pista ciclabile che passa davanti al Ponte Milvio, la ruspa della società dell'energia elettrica effettuava degli scavi per il potenziamento della rete elettrica, a pochissima distanza dal ponte, a circa 100 metri, non più di 100 metri dal ponte, ha ritrovato anche i resti di un sepolcreto, di un ricco sepolcreto romano, probabilmente cristiano, con un pavimento di marmo molto prezioso. Quindi Roma conserva tanti di quei tesori nel sottosuolo, e Ponte Milvio certamente non fa eccezione. Quindi sicuramente potrebbe essere l'occasione, vista anche la notorietà del luogo e che le nuove generazioni lo frequentano molto, per ricordare questo evento, insomma, che ancora condiziona e ha condizionato la nostra storia. Lo studioso Marco Cecini, da anni attivo in ricerche e pubblicazioni storiche, è anche un riconosciuto rievocatore internazionale. Presidente del gruppo Protectores Domini Nostri, Marco ha concentrato le sue attività culturali sul periodo tardo imperiale, approfondendo e rievocando la figura storica dell'imperatore romano Marco Aurelio Valerio Massenzio. Oggi come oggi siamo tutti portati a subire il fascino di imperatori, personaggi vincenti. Massenzio mi ha molto affascinato perché per 1700 anni ha subito il peso della damnatio memoriae, quindi una propaganda altamente negativa. Tutte le fonti che abbiamo su di lui sono ostili, ma recentemente studi più approfonditi e rivelazioni archeologiche ci hanno svelato un volto diverso di questo imperatore, un volto più umano, di un uomo sinceramente innamorato di ideali antichi come quelli del Mos Maiorum, ma soprattutto innamorato pure lui siriano dell'idea di una Roma universale, ellenistica, ecumenica, capace di affratellare popoli diversi in tutto il mondo.
Oggi noi sappiamo, sempre grazie all'archeologia, che Massenzio è stato probabilmente il primo imperatore del suo tempo a restituire ai cristiani la libertà di culto e a porre fine alle persecuzioni scatenate contro di loro da Diocleziano. Massenzio fu un grande urbanista, tentò di riportare in auge la Roma dell'età classica e antonina, riempiendo la città di monumenti come non si era mai visto da cent'anni a quella parte. Fu un uomo estremamente amato dai suoi soldati, che combatterono per lui e non lo abbandonarono e non lo tradirono mai, e morirono per lui a Ponte Milvio nel 312, anche se al tempo erano molteplici i tradimenti e i cambiamenti di fronte nelle gerarchie dell'esercito. E non ultima, una cosa che molti non sanno, Costantino, una volta preso il potere a Roma, emanerà dei provvedimenti con i quali tutelerà le precedenti leggi di Massenzio che, in virtù della damnatio memoriae, avrebbero dovuto essere abolite. Costantino farà sì che vengano preservate, e questo ce la dice lunga sulla bontà del governo di Massenzio. Qual è stata l'importanza storico-culturale e non solo di questo imperatore? A mio modesto giudizio, la sua importanza principale risiede nel percorso esistenziale come uomo che lui ha fatto. Tutte le fonti e tutte le vicende della sua vita ci parlano di un personaggio non disposto a scendere a compromessi con la sua etica, con la sua moralità, con i principi nei quali credeva fermamente, anche a costo di andare contro i suoi stessi interessi. Noi oggi le leggeremo come autolesioniste certe azioni di Massenzio, però acquistano un significato particolare in un'ottica morale. E questo era molto importante, perché la nostra etica moderna, che ci spinge a dar ragione sempre ai vincenti, a coloro che hanno successo, vincere è l'unica cosa che conta, per gli antichi non era così. La dignità, l'onore, il rimanere fedeli a se stessi, il non derogare rispetto a certi principi, forse era ancora più importante della vittoria, addirittura della vita. Pensiamo ad esempio a Ettore. Nell'Iliade, descritto da Omero, Ettore potrebbe salvarsi la vita scappando, viene implorato dalla moglie di farlo, ma decide di andare in battaglia. Perché? Perché così gli impone il suo onore e così si aspettano da lui i suoi cittadini, i troiani. Massenzio fa la stessa cosa, esce dalla città di Roma per risparmiarla al saccheggio, alla rovina, e va incontro al suo destino. Personalmente Massenzio, con il suo percorso di vita, mi ricorda forse il vero senso di Roma, ciò che ha potuto ispirare così tante persone per così tanti secoli a così tante latitudini e farle sentire unite sotto un unico ideale. Non è certo la grandezza o lo sfarzo o la pomposità o le vittorie, perché se così fosse Roma non sarebbe che uno squallido teatrino di manie di grandezza. Non è questo, è più qualcosa che ha a che fare con la spiritualità, con l'ispirazione. Roma, ogni volta che ha subito delle sconfitte eclatanti, era sul punto di spezzarsi il suo collante sociale, ha saputo riemergere, risorgere, e questo è un paradigma per la vita dell'uomo e anche per la vita di Massenzio, perché ogni volta che ha subito una tentazione, che è stato posto di fronte alla possibilità di cedere al vizio, di cedere al male, lui non lo ha fatto, e in questa nobiltà, in questa consapevolezza che deriva dal rimanere ferri a principi inderogabili, a prescindere da ciò che succede dentro di noi, dalle nostre tentazioni, e fuori di noi, dagli accidenti che possono succedere. Forse questo è il vero senso della nobiltà e della grandezza di Roma.